piumina e gli occhiali. È arrivata la primavera e tutti gli animali del bosco si preparano al risveglio. L'inverno è stato molto freddo e loro hanno dormito profondamente. La loro tana era calda e profumata di foglie e quando riaprirono gli occhi il loro nasino respirò quel buon profumo. Una talpina in particolare durante l'inverno era cresciuta e da piccola che si era addormentata si scoprì grande. Morbidi peli le erano cresciuti e delle unghie affilate per scavare meglio e il naso si era fatto di un bel colore rosa. Piumina, questo è il suo nome, era stata chiamata così perché era una talpa alpina ed era l'unica ad avere il pelo tutto bianco. Piumina si era addormentata per il letargo con gli occhiali sul naso, perché le talpe hanno la fama di vederci poco. In realtà non è proprio così. Questo gliel'aveva spiegato lo scoiattolo Arturo, che ogni tanto andava a raccogliere le nocciole accanto alla sua tana. «Tu ci vedi poco perché vivi al buio, sottoterra. Se tu vivessi all'aria aperta, alla luce del sole, non avresti bisogno degli occhiali». E se ne andava via un po' scocciato perché gliel'aveva detto tante volte, ma Piumina non gli credeva. Piumina uscì dalla sua tana e andò a salutare le altre talpe. Com'erano cambiati tutti? Babbo Talpone, mamma Talpa, i suoi fratellini ed anche il nonno. Aveva una barba lunga lunga e bianca che si arrotolava al collo come una sciarpa. «Ma tu sei Piumina?» La mamma, estasiata, le corse incontro. «Sei diventata una talpa grande e questo nome non ti si addice più. Da oggi sarai Piuma!» Piuma si avvicinò ad uno specchio che riluceva nel tronco di un albero e rimase a bocca aperta. «Ma quella sono io?» esclamò. «Come sono carina e pensare che prima mi vedevo brutta. E questi piccoli occhiali sul naso? È giunto proprio il momento di metterli via. Mi serviranno un paio di occhiali da sole per uscire all'aria aperta». E così si tolse gli occhiali e corse fuori a cercare il suo amico Arturo.